stiamo ripercorrendo la parabola straordinaria di Vittorio De Sica, papà ma soprattutto attore straordinario, e abbiamo il piacere questa mattina di avere come ospite Eleonora Brown, che ha interpretato il ruolo di Rosetta. L'abbiamo visto un attimo prima della pubblicità in un capolavoro, La Ciociara, ci ha portato al 1960, peraltro non lo avevo ricordato ma è importante dirlo, nel 62 la Loren riceve l'Oscar come miglior attrice protagonista proprio per quel film. Certo. Buongiorno signora Brown. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Sì, è un grande onore per me essere qui, vi ringrazio. Io immagino quanta emozione nel rivedere quella scena. Tanta, ma anche nel rivedere Umberto D, per me sono i film di De Sica i più belli. E sono, è una mattinata di commozione. Allora, ricominciamo dall'inizio. È una mattinata in cui io piangerò forse, perché ho già incominciato a farlo. Ma no, è una mattinata veramente particolare, vi ringrazio, sì, per questo ricordo di De Sica che è straordinario. Perché è così intensa questa emozione? Ma sicuramente per me è stata un'esperienza unica, non cercata, capitata per caso, perché nella vita le cose capitano anche per caso. E io ho avuto la fortuna di incontrare Vittorio De Sica, Sofia Loren, i figli di Vittorio De Sica con cui siamo diventati amici, che lui ci teneva a mantenere il rapporto. Sì, quando venivano i ragazzi sul set a lui faceva piacere, mi raccomando, vengono i ragazzi. Andiamo per ordine, altrimenti ci perdiamo. Salto da una cosa all'altra, sì. Eleonora Brown aveva 13 anni, 14 anni nel 1900. No, mi dispiace dirlo, 11 e mezza. Ah, e allora anche prima. Cioè, non voglio calarmi gli anni, no, assolutamente. Cioè, però avevo 11 anni e mezzo, sì. Assolutamente, restiamo veritieri all'età, ma quella volta che ha fatto il provino, ho letto che per La Ciociara si erano presentate moltissime ragazze e che in quella fila sterminabile c'era tra l'altro la grande Raffaella Carrà, peraltro. Sì, allora eravamo in parecchi a fare questo provino, non tantissime ma abbastanza, ragazze con cui poi sono diventata amica in quel periodo, perché erano ragazze molto carine, molto simpatiche. Quando poi De Sica scelse me, e i miei genitori non erano d'accordo, ma perché loro non sapevano della storia della Ciociara, della storia, parte dei marocchini e tutto il resto. Loro pensavano che servisse una bambina che facesse la figlia di Sofia Loren. Per cui mio papà non voleva che io facessi questo film, perché avrei perso la scuola, avrei perso una vacanza negli Stati Uniti. Allora De Sica, per convincerlo, ci fece vedere il provino. E per cui vidi anch'io i vari provini, vidi il mio che mi sembrava una cosa normale ma niente di particolare, poi vidi quello di Raffaella Carrà. Raffaella Carrà fu straordinaria, bravissima, quando doveva piangere piangeva tranquillamente a comando, era straordinaria. L'unico problema era un pochino troppo signorinella rispetto a Sofia, era troppo formata, io ero invece molto più bambina. Abbiamo una foto di quel provino, eccola qua, questo sguardo credo che abbia incantato De Sica, sbaglio? Sì, perché lui so che disse a Beppe Menegatti, che è il marito di Carla Fracci, quando mi vide a Napoli, disse: io ho trovato la bambina, finalmente l'ho trovata, purtroppo ha un nome americano, cosa che Carlo Ponti non voleva. Però fu un inizio per un film che poi è rimasto nella storia. Secondo lei che cosa colpì De Sica? Abbiamo detto lo sguardo e gli poi... occhi. Gli occhi, gli definitivamente occhi. Gli occhi. Dice, questa bambina parla con gli occhi. E lui mi chiedeva di provare alcune emozioni per rappresentare delle scene. E io facevo quello che lui mi chiedeva di fare, di provare quello che lui voleva che io provassi. Com'era Vittorio sul set? Meraviglioso, sia lui che Sofia. Lui era un papà, era molto buono, molto paziente, molto dolce. Però come diceva Manuel, in alcuni momenti, poi c'erano dei momenti in cui con me è sempre stato meraviglioso. Sì, sì. Eleonora, io voglio andare al succo, andare a raccontare l'aneddoto legato alla scena fatidica, e sono sicuro che lei lo saprà fare con la delicatezza che il nostro pubblico si aspetta, perché è una scena di violenza che ha fatto interrogare in tanti. Parlavamo di questa scena dei marocchini, ma io ho letto anche che per lei quella scena fu quasi un gioco. È vero? Perché?
Allora, stiamo parlando degli anni 60, sì. Anzi dell'anno 60. Una bambina di 11 anni e mezza non sapeva tante cose della vita. Io fino ad allora poi avevo visto solo film di Walt Disney, i cartoni animati, basta, non avevo visto mai film con esseri umani. Per cui quando De Sica dovete girare questa scena di violenza, nel descriverla Sofia lo bloccò e gli disse: Vittorio, Eleonora non sa. Allora a quel punto lui me la descrisse come era giusto che facesse e come potevo capirla io, e cioè che questi marocchini furono molto cattivi con le donne, le colpirono, le davano pugni, avevano veramente sbattuto la testa di mia mamma contro il pavimento della chiesa, e per cui furono cattivi in questo modo, e io capii questo. Ci fu quasi un accordo tra la Loren, sì, e De Sica, sì, nei suoi confronti. E io ricordo, se fosse oggi, quando appunto Sofia disse Eleonora non sa, che io la guardai De Sica, che cosa non so? La curiosità dei bambini, no? Cos'è che dovrei sapere che non so? E allora lui disse, in maniera sempre meravigliosa, ah, tu non sai che i marocchini furono molto cattivi, furono veramente terribili con le donne, e per cui mi raccontò. Come fu girarla poi quella scena? Io mi divertì tanto, perché dovevo scappare da questi marocchini quando entrarono nella chiesa, per cui scappavo, ero molto veloce, ero una specie di lepre, e questi ragazzi giovani che interpretavano i marocchini, tra l'altro ho detto che erano degli studenti universitari a cui era stato truccato il biondi volto, con occhi azzurri, ah, alcuni, ecco. A cui furono truccati con questo trucco nero e l'abbigliamento naturalmente dei soldati, e io scappavo. De Sica mi disse, tu devi scappare, non ti devi far acchiappare, per cui io scappavo in questa chiesa, giravo e scappavo secondo il tragitto che avrei dovuto fare, e loro dovettero dire a De Sica, dica per favore alla bambina di non correre tanto perché non riusciamo ad acchiapparla, scappa troppo. De Sica era un regista anche amorevole sul set, ma scrupoloso. C'è un altro aneddoto legato alla scena in cui Rosetta, cioè Eleonora, apprende che la mamma e Michele non sono più in vita. Eleonora già ride. Sì. E piange disperatamente invece nella scena, no? Dovevo piangere. Non riuscivo a piangere. Non mi venivano queste lacrime. Per cui a lui venne un'idea geniale e mi disse, è arrivato un telegramma, ti devo dare una brutta notizia. Facendo tutta questa scena, lui come viso, tua madre e tuo padre sono morti in un incidente. Non mi ricordo se di macchina, di aereo, non mi ricordo cosa, mi ricordo questa cosa, sono morti in un incidente. Io incominciai a piangere e piansi, credo, per mezza giornata. Per cui non potemmo girare subito la scena. E lui poi ci mise molto tempo a dirmi, guarda, non è vero niente, mi sono inventato tutto, io l'ho fatto per avere una tua reazione. E poi mi è stato chiesto negli anni, ma tu non hai odiato De Sica per questo? Ho detto no, per niente. Era quello che stavo per chiedere. Per niente, perché capivo, malgrado io fossi così piccola, capivo che lui tutto questo l'aveva detto per avere una mia reazione, visto che io non riuscivo a piangere, per avere questa reazione. Per cui il fine giustifica i mezzi in un certo senso, lo capì già allora, e non gliel'ho mai voluto, perché poi la scena è venuta molto bene. Io poi sono riuscita a piangere grazie a questo suo stratagemma. Quanto ha inciso nella vita di Eleonora quella scena e quell'incontro con De Sica, con la Loren? Sicuramente tantissimo, perché ha cambiato la mia vita. Io sicuramente avrei fatto cose completamente diverse. Che poi ho fatto quando ero più grande, cioè l'università, studiare come mio papà voleva. Mi hanno cambiata, mi hanno fatto crescere molto in fretta, mi hanno reso una bambina un po' diversa dalle altre, per cui forse quel periodo dell'infanzia non l'ho vissuto come avrei dovuto. Tutto questo però sono molto felice, lo rifarei. Se sono quella che sono è grazie a tutte queste esperienze, per cui anche quella. Voglio tornare a questo stratagemma usato da Vittorio. Crudeltà o neorealismo? E se neorealismo, che cosa insegna ai giovani attori di oggi? Ai giovani attori di oggi, quello che De Sica diceva sempre, di immedesimarsi nella parte, diventare quel personaggio e vivere quel personaggio fino in fondo.
Sicuramente il neorealismo è stato un periodo storico del cinema italiano, il più grande per me, non perché ne abbia minimamente fatto parte, una piccola parte, ma è stato veramente un film straordinario. È vero che da lì è nato anche un'amicizia con la grande Sophia Loren? Un'amicizia che dura ancora, che dura nei secoli, durerà sempre, perché per me Sophia resta una persona straordinaria. Noi l'abbiamo incontrata, Sophia. Ah sì? Sì. È stato un incontro realizzato dal nostro grande Fabio Falzone nel 2007, durante il Festival del Cinema qui a Roma, e le abbiamo strappato 20 secondi dedicati proprio al grande Vittorio. Sentiamo che cosa ci risponde Sophia Loren, eccola. Ma io dedico sempre tutto quello che mi viene proposto a Vittorio De Sica, perché Vittorio De Sica è stato un mio grande maestro, è stato veramente il mio padre spirituale nella mia carriera. Io non ho fatto nessuna scuola per fare il cinema. Tutto quello che io so lo devo a Vittorio De Sica. Com'è Sophia? È meravigliosa. Ma Sophia è meravigliosa non solo perché è tanto bella e così, ma è buona. Con me è stata straordinaria durante la lavorazione del film, mi ha protetto in tutti i modi, non voleva che si dicessero brutte parole, non voleva che si dicessero cose che una bambina di 11 anni non poteva sentire, per cui mi proteggeva come un falco e io ero in adorazione sua e la imitavo in tutto e per tutto. C'è anche un aneddoto che Sophia aveva una macchinetta che nella vita privata si arricciava le ciglia, che si usava allora, e io un bel giorno mi presi questa cosa di nascosto e mi arricciai, perché quello che faceva Sophia dovevo farlo anch'io, e mi arricciai queste ciglia. De Sica, quando dovevamo girare la prossima scena, guardava e faceva: ma questa bambina c'ha qualcosa di diverso oggi, ma che c'ha negli occhi? Aveva scrutato, eh? Aveva capito, tu non devi toccare queste cose, tu devi essere naturale. Il rapporto tra De Sica e Sophia sul set, quello professionale? Sempre di grande amicizia, sempre di grande stima. Sophia era sempre preparatissima e poi pendeva dalle sue labbra, cioè lei seguiva ogni parola che diceva Vittorio De Sica, lo seguiva e cercava poi di fare quello che lui desiderava. Lei ha detto infatti: non ho seguito nessuna scuola, non ho fatto nessuna scuola, la scuola che ho seguito è la palestra della vita sul set proprio, no? Sicuramente è stata quella di De Sica poi, sicuramente. Quanto duravano queste riprese, le giornate, no? In cui la lavorazione durò tre mesi e qualcosa, cioè per allora era normale, oggi è impensabile che un film duri tanto, certo, proprio per i costi. Il ricordo più caro che porta nel cuore di quei momenti, di quell'incontro? No, non credo che ce ne sia uno in particolare, erano tutti gioiosi, io ero felice di andare sul set, ero felice di stare con loro, di stare con Vittorio De Sica e con Sophia. Per me era una gioia essere lì, è stato il periodo sicuramente più straordinario per me.